La gamma dinamica di una scena è definita come il rapporto fra la luminosità dell'elemento più chiaro in assoluto all'interno di una scena con la luminosità dell'elemento più scuro. Non deve essere necessariamente una luminosità propria, quindi una fonte che emette luce propria come una lampadina o il sole. È sufficiente anche la luce riflessa, che è quella che ci circonda durante la giornata e anche di notte. Possiamo invece definire la gamma dinamica del sensore fotografico come il rapporto fra il massimo segnale luminoso registrabile dal nostro sensore e il minimo segnale luminoso distinguibile dal rumore. Altro non vuol dire che il rapporto fra l'elemento più chiaro e l'elemento più scuro che il nostro sensore fotografico è in grado di registrare. Una qualunque scena può avere una gamma dinamica ampissima o molto ristretta, non c'è un vero e proprio limite, e può essere anche molto più ampia delle capacità del nostro sensore di registrare una fotografia. Come quasi tutto in fotografia, la gamma dinamica del sensore fotografico si misura in stop. E un valore medio che si può trovare nelle attuali macchine fotografiche va tra i 10 e i 14 stop di gamma dinamica. Questo significa che dovresti variare i tuoi parametri di scatto di 14 stop per riuscire ad avere l'elemento più chiaro e l'elemento più scuro esposti nella stessa maniera. Ovviamente non è una cosa che si fa. Un buon sito per vedere le caratteristiche della tua macchina fotografica è DxOMark. Andando su questo sito puoi cercare il modello della tua macchina fotografica e fra i vari test che loro effettuano ne potrai trovare uno che parla appunto di gamma dinamica e vedrai qual è la gamma dinamica della tua macchina fotografica. Attenzione! Il valore massimo possibile di gamma dinamica del sensore della tua macchina fotografica lo si ha con il valore di ISO nativi base. Man mano che aumenti gli ISO, la gamma dinamica si riduce. Questo significa che all'aumentare degli ISO la tua macchina fotografica sarà in grado di catturare meno i dettagli delle altissime luci e delle ombre più scure e riuscirà anche ad esprimere in maniera peggiore tutte le varie sfumature di luminosità che sono comprese tra questi due valori. È un argomento molto tecnico e non è affatto per principianti, ne parlerò sicuramente in un altro video più avanti. Vorrei parlare un secondo di un altro strumento ottico meraviglioso di cui si parla veramente poco, ovvero i nostri occhi. I nostri occhi riescono a gestire una gamma dinamica veramente molto molto ampia, ben maggiore di una qualunque macchina fotografica. Infatti, guardandoci intorno, riusciamo a riconoscere i dettagli sia nelle luci, sia guardando il sole o un posto assolato, sia guardando nelle ombre, riconoscendo i dettagli delle parti più scure della scena. Non c'è una misura precisa del numero di stop di quanto il nostro occhio è in grado di percepire come gamma dinamica, però sicuramente è ben maggiore di qualunque macchina fotografica che abbiamo a disposizione oggi. E ad esempio quando facciamo una fotografia contro luce, immaginate un soggetto contro luce, immediatamente o la fonte luminosa e il nostro soggetto saranno sacrificati, o uno sarà troppo chiaro e l'altro ben illuminato, oppure un soggetto sarà nero come una silhouette e la fonte luminosa si vedrà molto bene. Questo è il limite della nostra macchina fotografica, che ha una gamma dinamica ridotta. Il nostro occhio invece ci permette di vedere entrambe le cose abbastanza bene. Quindi che succede se una scena ha una gamma dinamica maggiore delle capacità della nostra macchina fotografica? Beh, semplicemente in un unico scatto non saremo in grado di registrare tutte le informazioni. Gli elementi più chiari o gli elementi più scuri o entrambi e non saranno rappresentati all'interno della nostra fotografia, saranno semplicemente dei neri e dei bianchi puri, un semplice colore bianco e un semplice colore nero. In alternativa il fotografo può adottare qualche accorgimento per cercare di superare questo limite. In casi rarissimi può intervenire sulla luminosità della scena. Come? Beh, mettendo un filtro, ad esempio, davanti all'obiettivo si può cercare di ridurre la luminosità di alcune parti della scena. Oppure illuminando le ombre per aumentare la luminosità e le informazioni nelle parti scure. Questo capita veramente di rado e lo si può fare spesso e volentieri in uno studio, ma all'esterno è quasi impossibile. Negli altri casi si devono adottare delle tecniche di scatto e di editing che sono il celeberrimo HDR, che sta appunto per High Dynamic Range, ovvero una fotografia scattata con una gamma dinamica estesa, maggiore rispetto a quella di una semplice macchina fotografica. Beh, per farlo si devono scattare più fotografie usando la funzionalità di bracketing della tua macchina fotografica oppure facendolo manualmente, in cui si vanno a esporre bene le parti chiare e le parti scure dell'immagine. E poi successivamente, con un software di post-produzione, queste verranno fuse assieme in modo tale da avere un'unica fotografia in cui si riusciranno a avere bene le informazioni sia delle parti chiare sia delle parti scure, che è l'equivalente di una fotografia scattata con una ipotetica macchina fotografica con una gamma dinamica maggiore.
più appunto estesa rispetto a quella semplice delle nostre macchine fotografiche. Per concludere vorrei dire che non sempre è necessario effettuare l'HDR. Le macchine fotografiche attuali sono veramente ottime, hanno già delle gamme dinamiche abbastanza estese che ci permettono di rappresentare bene il dettaglio di quasi tutte le scene, sia nelle alte luci sia nelle ombre più scure. Se proprio questo non fosse possibile, ecco che avere uno scatto in più con un'esposizione diversa può aiutare perché ci dà la possibilità di fare l'HDR successivamente. Questo è tutto sulla gamma dinamica per oggi. Se ti è piaciuto il video lasciami un like qua sotto e se non l'hai già fatto e ti interessano argomenti di fotografia, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite. Ci vediamo nei prossimi video!